Il nuovo volume di Limes ha un titolo molto ambizioso, Chi comanda il mondo? In realtà non lo comanda nessuno, o meglio, vorrebbero comandarlo in tanti. Credo che per capire come sia distribuito oggi il potere nel mondo, perché di questo tratta il volume di Limes, convenga partire anzitutto da alcuni dati strutturali. Il primo è l'esplosione demografica del pianeta. Consideriamo solo che cos'era il mondo un secolo fa. Quel mondo era essenzialmente europeo. Il 90% delle terre abitate erano controllate da potenze europee, alcune grandi come la Gran Bretagna o la Francia, altre minori come la Danimarca, come l'Olanda, come il Portogallo. Ma insomma tutto il mondo era dipinto dei colori imperiali dell'Europa. Ma era un mondo umanamente più ristretto, appena 1,5 miliardi di persone, di cui circa la metà europei. Oggi siamo quasi 7,5 miliardi e gli europei sono circa 600-700 milioni, a seconda del fatto che uno voglia includervi russi e ucraini o meno. Quindi il mondo è diventato assai meno europeo. Gli europei sono una piccola minoranza in un pianeta di 7,5 miliardi e soprattutto la tendenza va contro l'Europa da un punto di vista demografico, se è vero che alla fine di questo secolo, nel 2100, il pianeta sarà abitato da 11 miliardi e rotti di anime, di cui circa 500 milioni europei. Questo già vi dà un segno di come gli equilibri mondiali siano cambiati e stiano cambiando semplicemente in base alla demografia. Poi c'è un altro fattore strutturale che è la proliferazione e anche il mutamento interno degli stati. Un secolo fa c'erano 53 stati, i più importanti erano appunto gli imperi europei. Oggi ci sono in Europa 55 o più stati, nella sola Europa, cioè in un piccolo semicontinente del pianeta, vi sono più stati di quanti ve ne fossero in tutto il pianeta qualche tempo fa. Questo malgrado tutta la retorica e il tambureggiare intorno alla scomparsa dello Stato nazionale che ha accompagnato il dibattito pubblico, in particolare dalla fine degli anni 90 ad oggi. Quindi abbiamo una proliferazione di stati, i quali però sono sempre meno imperi, perché oggi di impero c'è solamente di fatto, anche se non nominalmente, l'America, e poi, volendo, c'è un imperatore senza impero che è l'impero del Giappone, e credo che questo imperatore resterà senza impero per il resto dei suoi giorni. Il resto sono o stati nazionali classici, sempre di meno, tra cui annovererei anche l'Italia, oppure dei paesi che sono degli stati in senso patrimoniale, cioè appartengono a un club, a una famiglia, a una banda. Per esempio, l'Arabia Saudita è la proprietà privata di una vasta e abbastanza ingorda famiglia reale di qualche migliaio di principi. Oppure c'è uno staterello non riconosciuto se non dalla Russia, che si chiama Transnistria, alla frontiera tra Moldova ed Ucraina, che è gestito dalla mafia locale affiliata alla Russia. Poi vi sono una quantità di stati che esistono di fatto, ma non di diritto. Poi vi sono una quantità di paesi che esistono di fatto ma non sono riconosciuti, oppure sono riconosciuti ma non esistono di fatto. Tra i primi metto il Kosovo, tra i secondi la Bosnia e Erzegovina. Insomma, il mondo dei soggetti politici statuali è molto più complesso e molto meno formale di quanto fosse qualche tempo fa. Infine, i poteri che agiscono sul pianeta non sono solo statuali, ma sono sempre più anche altri. Per esempio, i grandi potentati economici, le multinazionali, delle quali almeno un centinaio hanno un potere paragonabile a quello degli stati, oppure hanno un ruolo importante nel loro stato. Pensiamo semplicemente a quello che può essere il potere di Facebook, di Google o di Amazon negli Stati Uniti d'America. In parte in quanto entità private, in parte anche quanto parti della potenza dello Stato americano. Pensiamo alle grandi banche, quasi tutte occidentali. Poi vi sono le cosiddette organizzazioni non governative, che qualche volta sono create dai governi perché facciano quello che loro formalmente non possono.
Poi vi sono naturalmente le grandi mafie etniche o transnazionali, di cui l'Italia ha un esemplare di potenza globale come l''ndrangheta calabrese, estesa un po' in tutto il pianeta. E si potrebbe continuare un elenco, considerando ovviamente gruppi terroristici, ma anche singoli individui, i quali oggi, grazie alle tecnologie particolarmente avanzate di cui disponiamo nel campo del cyber, per esempio, possono compiere degli attacchi anche piuttosto importanti a poteri di paesi stranieri o di gruppi invisi e determinare quindi alcune inclinazioni nel corso della storia. In tutto questo vi è una potenza superiore sulla quale indaghiamo in modo più specifico in questo numero, che è l'America, gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che stanno vivendo oggi una fase particolarmente critica, perché hanno eletto un presidente, Donald Trump, il quale sta seguendo una logica rigorosamente anti-imperiale. È stato eletto da una base bianca, di ceti medio-bassi, poco coltivati, ma estremamente rumorosi e soprattutto convinti di essere maltrattati dallo Stato, i quali chiedono di riportare indietro il lavoro e le manifatture disperse per il mondo dalla globalizzazione e vedono l'immigrazione di massa, non solo ispanica, ma particolarmente messicana, come un problema in termini di identità, nel senso che quella che era la razza padrona degli Stati Uniti, cioè i bianchi protestanti anglosassoni, rischiano di essere sorpassati a un certo punto di questo secolo dalle minoranze, in particolare da quella ispanica. Trump sembra voler proiettare l'America nel mondo soprattutto in una logica mercantilistica di conquista di mercati altrui e di chiusura del proprio, in rapporti bilaterali piuttosto che nell'ambito di alleanze, snobbando le grandi organizzazioni internazionali. È di poche ore fa la notizia che il suo stratega Steve Bannon, che rappresenta l'ala più dura e più reazionaria della sua amministrazione, ha comunicato all'ambasciatore tedesco che d'ora in poi, quando si doveva parlare di Europa, avrebbe trattato unicamente con lui perché non aveva tempo da perdere con Bruxelles. Tutto questo schieramento americano, in cui vediamo un presidente contrastato dalla sua intelligence e dai suoi apparati di sicurezza, getta un'ombra di incertezza su appunto chi comanda il mondo, perché sembra quasi che gli americani vogliano ritrarsene. Non credo che sarà così, perché Trump verrà messo, ed in parte già è messo in discussione dallo Stato profondo, dagli apparati, da coloro che hanno innescato un processo di salvaguardia dell'impero rispetto all'approccio di Trump, ma certamente questo crea incertezza, l'ha creata in Cina, in Russia, in Europa, dove non si riesce a capire dove voglia andare a parare l'America. Quindi una seconda parte del volume di Limes è dedicata appunto agli sfidanti degli Stati Uniti, in particolare alla Russia, al Giappone, alla Germania e alla Cina, che sono le quattro potenze statuali più capaci di condizionare il corso della politica, della geopolitica su scala planetaria. Infine, l'ultima parte del volume di Limes è dedicata ai poteri informali, che possono andare dall'algoritmo ai poteri automatici, tipo i robot, alle grandi corporations e ad altre strutture non tanto visibili, le quali sono capaci di incidere però sulla nostra vita quotidiana e sui rapporti di forza nel mondo. Tutto questo armamentario di problemi sarà al centro poi da venerdì a domenica al Palazzo Ducale di Genova del quarto Festival di Limes, nel quale protagonisti, esperti, analisti italiani, russi, americani, francesi, tedeschi e quanti altri discuteranno appunto su chi comanda il mondo e su come questo mondo debba essere interpretato.